Ciao. Ciao, io sono Daniele. E io sono Anna. Benvenuti o bentornati nel Cigno e il Grifone. E come diciamo sempre, è meglio vivere il Medioevo piuttosto che parlarne solamente. Oggi un nuovo video recensione, se così si può chiamare, sull'evoluzione di un'attrezzatura che avete già visto in un altro video. Abbiamo pensato che sarebbe stato divertente e carino, a seguito di una cosa che vi spiegheremo più avanti, e proporvi un excursus storico su come si è evoluto questo strumento. L'oggetto in questione è un trapano da bushcraft che ci è stato regalato dal nostro follower, che cogliamo l'occasione e lo ringraziamo. Come potete vedere, non è storico ma è moderno ed è uguale a quelli però antichi. Questo è un trapano che abbiamo trovato in campagna e pensiamo che potrebbe essere del 1800, dei primi 900, ma è la stessa identica cosa che si usava nel Medioevo. Dove vedete rotto qui, c'era questa parte a occhiello che serviva per introdurre il bastoncino di legno, quindi così, ruotando ed usando il bastoncino di legno come leva, potevano fare i fori, quindi è esattamente identico a questo. Siccome è una video recensione, ovviamente lo dobbiamo recensire, quindi andremo a forare un pezzo di legno per vedere un po' come si comporta ed eventualmente anche in futuro farci dei lavori, perché già abbiamo qualche progetto, ma vi faremo vedere più in là. Come prova abbiamo due tavole di pino lamellare incollate per simulare comunque uno spessore maggiore. Siamo a circa 3,6 cm di spessore e andremo a fare un foro con questo. Andiamo a vedere come fora. Semplicemente andiamo ad avvitare nel legno. Allora, quello che vi posso dire è che già dalle prime battute lui sta mangiando il legno in una maniera fantastica proprio. Non sto facendo il minimo sforzo. Ora, parliamo comunque del pino. È un materiale morbido, a meno che ovviamente non si vada a prendere il nodo. I nodi delle conifere, pino, abete, sono talmente tanto duri che vanno a rompere le lame, le sbreccano, li levano il filo se vi va bene. Sulla parte della fibra lui sta entrando senza problemi e io sto facendo veramente zero fatica, tanto che sto tranquillamente chiacchierando. Abbiamo forse quasi passato da parte a parte. No, ma va una meraviglia, cioè. Sì, è eccezionale. Adesso lo voglio estrarre e vedere un po' a che foro. Livello il foro a cui... Sei quasi arrivato. Allora, sono quasi arrivato. Qui c'è il foro di uscita. 3,5 cm li ha forati veramente senza problemi. È passato tranquillamente, l'affilatura delle lame è eccezionale, non me lo sarei mai aspettato da un aggeggino così. Io volendo posso anche continuare a fare il foro, magari standomi attento a non distruggere tutto. Vabbè, a non far andare magari la punta sul terreno o sulle pietre. Qui si è un po' rotto, ma parliamo comunque di pino, il pino non ha una grandissima resistenza. Su legni più densi sicuramente avrebbe avuto un risultato nettamente diverso. La cosa particolare che ci hanno detto quando il ragazzo ce l'ha inviato è che, siccome è uno strumento bushcraft e quindi serve quando ci si trova nei boschi, la parte più sottile che vedete qui è fatta a lama, quasi, cioè non è una lama, però ha i bordi taglienti, in modo che quando
per creare il manico, praticamente per girare e fare i fori, si possa abbattere su un ciocco, un pezzo di legno, e quindi crea esattamente la forma che poi va a infilarsi nello strumento. E successivamente, una volta che avete creato il buco, poi la forma sarà esattamente perfetta per il foro appena realizzato. Quindi a cosa serve? Serve a creare degli incastri nel bosco, quindi è essenziale se ci si trova nel bosco e si ha bisogno di costruire qualcosa, un riparo, una strumentazione, qualsiasi Uno cosa, uno sgabello, sgabello, insomma. qualunque cosa. Ovviamente in quel caso il foro non sarà passante, quindi No. se c'è una fetta di pino tagliata o comunque c'è un pezzo di pino tagliato e vogliamo metterci 3 o 4 rami per fare una seduta o un tavolino al volo per mangiare o un banco da lavoro, possiamo tranquillamente utilizzare questo attrezzino e avere un banco veramente in brevissimo tempo. Quindi, insomma, penso che questo strumentino sia eccezionale. È comunque un ottimo regalo. Grazie ancora e, insomma, siamo felici di questa cosa. Questi punzoni, queste mini trivelle hanno lo stesso funzionamento di questo trapano, ossia c'è una forma con un manico dove può essere sempre agganciata una stecca per aumentare la leva, ovviamente, e il sistema di funzionamento è identico. Io lo vado in pratica ad inserire nel legno e vado a girare. Questi li abbiamo comprati un po' di tempo fa, ma come vedete sta comunque entrando senza problemi. Devo fare un pochino più di sforzo perché effettivamente questo si deve avvitare, ma alla fine in pochi secondi sono riuscito a fare un buco abbastanza profondo. Sono arrivato a metà dell'affilatura, diciamo. Adesso lo svito. E comunque anche questo funziona perfettamente. Di questi ne esistono varie misure in base a quello che si deve fare. Ovviamente questi servono per inserire delle spine di legno, fare i buchi passanti ad esempio all'interno della cintura, insomma, serve sempre per fare buchi da qualche parte. In conclusione, vi mostriamo tutti gli strumenti della storia, almeno quelli più importanti, che da questo iniziale si è passati poi a questo. Naturalmente ve l'abbiamo fatto vedere l'altra volta in un altro video che, se Mettiamo qui volete, sopra. potete andare a vedere. Questo è uno dei primi metodi di foratura che ha creato l'essere umano ed è quello, diciamo, più semplice tra virgolette, l'archetto con, diciamo, l'asticella. Faccio vedere come funziona. Fai vedere. Ovviamente vi facciamo rivedere come funziona, ma ripeto, Andate a vedere il video. c'è il video apposta, Andate a manca vedere. il tappo, ma comunque lo possiamo far vedere tranquillamente anche solo con la mano. E ovviamente andando a muovere avanti e indietro l'archetto si va a creare il foro. Ripeto, c'è il video, lo mettiamo di nuovo qua sopra, andatevelo a vedere. I primi strumenti di foratura risalgono più o meno all'età della pietra, quindi proprio anticamente avevano iniziato a capire che la rotazione e il peso creava un buco. Durante il periodo egizio hanno continuato ad usare comunque l'archetto anche per accensione del fuoco, ma principalmente hanno creato un altro strumento, ovvero il trapano a volano, che è questo qui. E il suo funzionamento è simile a questo, ma va praticamente caricato e con il peso e la rotazione noi andiamo a fare Foro. il foro, ovviamente. Anche i romani hanno ovviamente utilizzato lo stesso strumento, modificandolo di poco, ma è, diciamo, rimasto uguale per tanto tempo, fino ad arrivare poi al Medioevo, in cui, come vi abbiamo detto, hanno iniziato a creare questi qua. Quindi il legno, quest'asta filettata in ferro sostanzialmente, che
aiutava ancora di più la rotazione a forare e ne facevano di diverse dimensioni in base al foro che gli serviva. La cosa particolare è che mentre un trapano crea un foro di diametro costante, questo tipo di trapano, questo tipo di trivella poteva allargare il foro, quindi avere un foro preesistente, un foro guida, e ovviamente si andava ad allargare il Guida. diametro con questo qui. E infine, ai giorni nostri, siamo arrivati a lui, al nostro trapano da bushcraft, che ripeto è veramente eccezionale, è uno strumento semplicissimo, poi comunque la custodia è molto carina, in pelle, non è pelle vera, è pelle sintetica, c'è diciamo anche un gancio, qui va messo poi alla cintura, ti danno anche questo nella, diciamo, nella confezione. Colgo l'occasione per dirvi che se volete potete inviarci dei Gadget, gadget, cose, potete inviarci strumenti, cose. se volete che facciamo altre recensioni così. È un'idea carina che appunto questo ragazzo ci ha regalato questo strumento e quindi da lì ci è venuta questa idea. Se vi piace potete, vi lasciamo magari anche l'indirizzo in descrizione. E tutti i link per trovare tutti gli oggetti che avete visto. Grazie a tutti per la visione e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!